oggi una sequenza utile per cantanti, una sequenza di esercizi molto utili per cantanti, soprattutto che hanno necessità di una grande estensione tonale e una certa agilità a livello laringeo. Ora, durante il canto, la laringe ha necessità di esprimere i suoi movimenti nei vari parametri biomeccanici, quindi è fondamentale arrivare a fare dei pezzi che richiedono estensione tonale e una velocità di esecuzione laringea, quindi di questi fraseggi molto veloci, dopo un accurato riscaldamento. Quindi la prima cosa molto importante e fondamentale è gestire correttamente il riscaldamento, quindi la tecnica vocale. Ognuno ha la sua tecnica vocale, ognuno ha la sua impostazione e gli ausili che eventualmente vengono utilizzati. Noi ci occupiamo essenzialmente di pochi ma mirati esercizi per favorire la mobilità principale della laringe, che è quella della salita e della discesa. Ovviamente ci sono poi il tilt, ci sono diversi altri movimenti che sono non prettamente laringei, ma sono ad esempio quelli della mandibola, quelli della lingua, quelli delle labbra, che sono più ad appannaggio di quello che viene denominato come articolazione, quindi quello che fa gestire la parola nella sua comprensione, al di là del tono. Ok? Quindi cercate di farli in modo molto tranquillo. Se avete dei problemi, cercate di non insistere. Se ci sono dei dolori, fate riferimento al vostro terapeuta, e soprattutto cercate di non aspettarvi grandi cose solo da questi esercizi, ma gestite prima di tutto la tecnica vocale. Ok? Vi invito ad iscrivervi al canale e a seguire gli altri nostri video, e adesso via con la nostra sequenza utile. Alcuni esercizi utili li ho già riassunti nel video rilassare la vostra laringe, ma questi potete farli magari successivamente in modo e a laringe calda dopo aver cantato, perché sono mirati per favorire la mobilizzazione veloce. Quindi movimenti senza dolore, se fa male lasciate stare, non premete mai tanto sul vostro collo, ok? Primo esercizio, pavimento della lingua, pavimento della bocca, quindi sotto il mento, due dita appoggiate e con il mento fate dei piccoli movimenti di sì, quindi cercando di appoggiarvi sui vostri pollici. Quindi i movimenti sono da prima lenti, poi gradualmente sempre più veloci, e permettono alle dita di penetrare. Quindi mi appoggio ed eseguo, cercando di entrare con le dita. Ok, ripeto. E ancora, mi sposto lentamente verso dietro, senza creare nausea. Più vado indietro, più c'è la possibilità di avere fastidio. Ok? Ok, dopo un minuto di questo lavoro, mi sposto con le dita posteriormente, mentre con la testa vado verso l'alto. Quindi con i pollici spingo verso dietro, con la testa vado verso l'alto. Questo è l'esercizio. Hop, hop. Così. La spinta è lenta e senza dolore. Altro esercizio. La mobilità della laringe è verso il basso e verso l'alto. Quindi cosa facciamo? La favoriamo. Quindi abbassiamo tutto, testa, e prendiamo questa parte del collo senza schiacciare. Quindi la portiamo come se volessimo spalmarla verso il basso. Questo è l'esercizio. Non faccio sforzi, è un lavoro quasi superficiale. Molto bene. Dopo qualche decina di movimenti, dalla posizione neutra, faccio il contrario, parto dal basso, spingo verso l'alto e guardo su. Spingo verso l'alto e vado su. Spingo verso l'alto e vado su. E
e continuo in questo modo. Come vedete, le mie dita non schiacciano, scivolano semplicemente verso l'alto. Posso sentire la pelle che si riscalda, posso sentire alcune zone che tirano di più o di meno, ma non devo assolutamente sentire dolore, ok? Dopodiché appoggio le mani, andate a vedervi l'altro video che ci sono altri esercizi simili, rilassare la laringe. Appoggio le mani in questo modo a metà del nostro collo anteriormente e cosa faccio? Anche qui vado leggermente verso l'alto, ripetutamente, in modo veloce, abituando i nostri muscoli a lasciarsi andare in modo molto veloce, ok? Se sento che tirano, che danno una resistenza, non vado ad insistere, ok? Su, 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 ancora. Appoggio bene, ripeto, su, 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 e ritorno normale. La stessa cosa la faccio cercando di portare in giù, quindi giù, 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 giù. Questa volta è un lavoro più con la mano, la testa aiuta nei primi movimenti, ma insiste soprattutto la mano, la mano, la mano, verso il basso, ok? Ancora appoggio, da qui, diciamo da dove inizia la parte verticale del nostro collo e dove finisce la parte orizzontale del nostro mento, del nostro, diciamo, pavimento buccale, ok? Giù, 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 ancora, ancora, ancora. Zero dolore, solo uno sfioramento. Vi vedrete dopo qui che diventa rossa la pelle, ma è utile perché è il richiamo di sangue nei tessuti superficiali, quindi è del tutto normale. Dopodiché lavoriamo ancora leggermente nelle rotazioni, porto in piccolo scivolamento laterale le strutture, quindi faccio semplicemente un movimento con la mano, appena appena, così, come se volessi spostare a destra e a sinistra. Lo spostamento è mezzo centimetro di qua, mezzo centimetro di là, non di più, quindi non vado a fare degli sforzi, mai sforzare. Quindi parte superiore, più in basso, se trovo che c'è una resistenza non insisto, più in basso. Il movimento questa volta, a differenza degli esercizi per rilassare la laringe, è fatto un pochino più velocemente, alla ricerca di un rimbalzo. Se c'è, se non c'è, non insisto. Piano piano, scendo lentamente. Scendo ancora lentamente e via di nuovo. Se non siete sicuri della zona, non importa, mettete anche semplicemente i due polsi in contatto e fate semplicemente un piccolo movimento destra-sinistra, molto soft, molto minimo, alla ricerca di un movimento laterale. Poi lo facciamo leggermente in estensione con la testa, stesso movimento, stessa mobilità, stessa intensità di spinta. Niente di più, niente di meno. Alla fine di questi esercizi, ricominciate a fare i vostri esercizi di tecnica vocale ed esercitatevi soprattutto sui fraseggi veloci e su escursioni tonali un pochettino più ampie. Quindi può esservi utile questa sequenza se non riuscite a cantare gli acuti, non riuscite a cantare velocemente e quindi in questo caso avrete una facilitazione di questi movimenti. Mi raccomando, seguite il canale, ma mi raccomando, cercate sempre di fare riferimento ai vostri terapeuti in caso di problemi. Ciao, alla prossima!